Buongiorno. Buongiorno. Stamani c'ho anche il collo alto. Vediamo dove si va col collo alto. No, stamani vi portiamo sempre questa zona qua di piscina, se però prendiamo un altro video. Oh, Matteo, non accigliarmi. No, non accigliò. E è ciglia. Iniziamo subito bene, eh. Andiamo, questo che ha fatto, ha forato? No. Non lo so, ci sarà un animale. Si petta, si rifà. No. Sì, ci sono quelli che rotolano, amore, facciamolo anche noi, fermati. Il ruzzo la merda, c'è. Scusa. No, gli dici lo vuoi riprendere anche te. Ma poi in retromarcia la tira. Ma in retromarcia, con la testa in giù, sì, è perché... Amore, ci siamo, eh? Primo bivio da dover prendere. A destra di qua. Via. Strada dissestata. Teddy, che hai visto? Teddy. O cosa ha visto lui? Dove vai, eh? Fermi anche te, amore. Sì. Bravo. E non siamo riusciti a farle al circolo polare artico, siamo riusciti a farle qua. Al circolo polare artico era tutto sommerso dalla neve. Infatti. Era chiuso. Sono belle, il destino, se bisognava farlo, bisognava farlo. Eh sì. Ora. Con queste immagini bellissime salutiamo la Costa Verde, che ci ha regalato anche tante soddisfazioni, eh? Snorkel, tanto la sabbia è finita, è giusto che prenda aria. Vado ai lavori. Va bene quel cacciavite lì o no? Ma io ho guardato. Uno dice ci si deve arrangiare con tutto, va bene. Ma che c'è, le foglie? Vai. Fa strano, riprende un po' di strada normale. Incredibile ma vero proprio. Sì, va presa un pezzetto, via. Cartello stradale ci ha appena dato il benvenuto nella penisola del Sinis. Era grande proprio, eh? E con il benvenuto nella penisola del Sinis il benvenuto anche forse un fusibile bruciato, perché il frigorifero non funziona più. Adesso stasera ci tocca mettere lì, ascolta.
cercare. Vabbè. Cercare di capire. Non è niente, tanto. No. Il frigo pompa a manetta per tenere la roba fresca. Sì, sì. O lo usiamo sempre acceso o lo usiamo sempre spento. In caso sono due. Da decidere. Ora qui bisogna stare anche attenti, perché noi siamo esattamente dentro una bellissima area marina protetta. Quindi dobbiamo prendere tutte le accortezze, attenzione, facciamo appunto quello che c'è da fare e andiamo a vedere quest'area marina. Ciao! Via, andiamo a vedere com'è il mare in questa penisola di Sinis. C'è un vento e porta via. Allora, c'è un sacco di raccomandazioni di non portare via la sabbia, perché è sabbia di quarzo. Sicuramente c'è chi le porta via sacchetti. Fa vedere. Ah, quei chicchini di così. Sì, ora sarà, qui ce n'è poca, quando arrivi lì. Sì, vedrai questa. Poi trovi, no? Un posto spettacolo, metti la tenda per Teddy, ma tanto a lui non gli interessa. Ehi, picchia il capo nel legno. No, guarda. Questa è la situazione, va? Il mare è un po' basso, la spiaggia è fantastica, questa è la famosa sabbia dove dicono che c'è il quarzo, che sono questi sassini qua, più bianchi, dove si raccomandano comunque di non portarla via, perché ragazzi c'è gente che la porta via molto probabilmente, per esserci tutte quelle indicazioni anche qua, vedi? Sono, c'è proprio il cartello che vieta, che comunque dice di scuotere bene i pantaloni, tutto. Capito? Questo è per quanto riguarda il quarzo presente nella spiaggia. Hai visto che tramonto che c'è? Okay, quello è bello, eh? Tanto, eh? Come al solito il vento ci accompagna ormai in questi giorni, però fermiamo a quanto sarà? 10 metri? Ma la mareggiata ci copre! Comunque ci sono dei mezzi che fan paura, eh? Accettano, ma più che altro non so se possiamo andare alla lavanderia. Guarda, nella sabbia la Mary non aveva fiducia. Meglio questo girato, forse. Oh, l'hai stretto forte, eh?
Hai fatto un lavorone oggi, eh? Ragazzi, eccoci. Stasera vi diamo la buonanotte da questo posto fantastico, come avete potuto vedere prima. C'è buio. No, siamo qui rincalcati perché fuori c'è un vento. Che porta via. Il buio che non si può, non si vede niente, però siamo di fronte al mare, quindi è bellissimo. E niente. Vi diamo la buonanotte subito perché dobbiamo finire un po' di lavorare. Sceniamo e poi ci vediamo. Comunque il problema del fusibile non era il fusibile, si è proprio bruciata la spina USB, quindi poi quando si torna a casa ci saranno un po' di lavoretti da dover fare. Sei pronta? Sì, tanto quando si ritorna a casa è un lavoro totale di questa macchina, c'ho questa luce che mi acceca veramente, è triviale. Via. Ragazzi, ora noi lavoriamo un altro po', poi sceniamo. Ci laviamo i denti, ci mettiamo il pigiama e ci facciamo cullare dalle onde. E ci vediamo domani. Buonanotte. Ciao a tutti.